Siamo con Peppino Ciresa, presidente dei commercianti della provincia di Lecco, un'intervista di verifica, di presentazione delle iniziative natalizie, ma anche di auspicio che il movimento di Natale segni un'ulteriore ripresa di quella timida ripresa che alcuni sostengono è già in corso. Ecco, Peppino Ciresa è reduce da Roma, dove ha partecipato al Consiglio Generale della Concommercio. Quali sono i dati che provengono a livello nazionale? Sì, i dati che arrivano dal livello nazionale diciamo che sono minimamente positivi. Comunque è bello, è importante che siano positivi, cioè che ci sia un segno più, diciamo, anche se è molto 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 lieve. Stiamo uscendo da due mesi, ottobre, novembre, posso dire fermi, e questo l'ho verificato anche con i miei colleghi presidenti delle altre province lombarde l'altro giorno proprio a Roma, è così un po' dappertutto. Si spera, ecco, in queste feste natalizie, che sicuramente qualche incremento ci sarà, si spera che a Natale sia migliore la cosa, ecco. Comunque si sta facendo ancora fatica, sarà difficile raggiungere i livelli che c'erano prima della crisi. Io non oso dire impossibile, però la cosa è molto lunga. Per quanto riguarda i preparativi natalizi, le settimane che ormai mancano al Natale, l'Unione Commercianti anche quest'anno promuove delle iniziative collaterali di vivacizzare la città, di incrementare il movimento nel centro cittadino, nei rioni, negli altri comuni del territorio. Sono previsti particolari appuntamenti, particolari manifestazioni? Sì, noi stiamo soprattutto sostenendo il discorso delle luminarie anche un po' su tutto il territorio, perché anche Mandello, Merate, Casatenova, un po' dappertutto stiamo sostenendo. E sull'Ecco invece abbiamo, penso sia stata una scelta indovinata, abbiamo incaricato LTM per seguire più da vicino, e sta andando bene perché hanno aderito ancora più commercianti, qualcuno che non faceva più, che da anni non operava più in questa direzione, ha voluto rientrare, quindi va benissimo. Poi altre iniziative, si sta facendo questo laboratorio dei burattini, e però ecco, noi sotto Natale vogliamo anche lasciare un po' liberi i commercianti, perché proprio si spera che ci sia un po' più di lavoro, e quindi col lavoro che aumenta poi il tempo per fare altre cose non c'è più, quindi ecco, la direzione è questa. Siamo usciti anche da un ottobre con diversi eventi che ci ha visto in prima persona, come il premio Manzoni, il premio letterario Manzoni alla carriera e al romanzo storico, e quindi ecco, adesso vogliamo proprio lasciare fare un po' agli operatori del commercio, e sempre comunque stando con gli occhi ben aperti, perché appena bisogno noi siamo lì per dare una mano, insomma. Torniamo su un argomento ben noto: il turismo nel territorio lecchese. Un bilancio dopo l'Expo, sicuramente l'Expo è stato un successo nel suo insieme, ma l'ondata di benefici turistici, economici, di movimento, si è sentito com'era nelle attese nella zona di Lecco? Ma guarda, io direi di sì, poi l'ho già detto anche in altre occasioni, non è facile capire se queste persone in più che sono arrivate, e sono state tante perché un dato per significativo per tutto la navigazione dopo il progetto fatto con il comune, Confcommercio ha visto un incremento del 40% sulla vendita dei biglietti, quindi abbiamo dimostrato che se ci sono più battelli sul nostro ramo, la gente poi prende il battello e usa il battello, quindi questo è un dato molto molto importante. Io ho sentito e sento ancora oggi i nostri albergatori, i nostri ristoratori, i nostri rifugi, ma tanti negozi anche del centro che
sono contenti perché quest'estate hanno lavorato di più, vuoi forse anche per la bella stagione, è stato bel tempo, quindi quando sappiamo tutti che quando è bel tempo la gente che è in giro di più e quindi siamo contenti, ecco, per la stagione passata, la stagione estiva. Assolutamente dobbiamo continuare a investire, dobbiamo continuare a attenti a questo comparto perché io sono convinto che sarà un po' il comparto che riporterà Lecco un po' più a galla rispetto a quello che è adesso, ecco, diciamo che aiuterà parecchio questo comparto, ma prendiamo anche un altro dato, mi viene in mente il dato dell'occupazione, l'unico comparto che ha registrato una positività fino a 6 mesi fa era il comparto turistico, magari voi anche per operatori stagionali, però il segno più nel comparto turistico sull'occupazione non è mai scomparso, abbiamo sempre avuto un segno più, magari minimo, ma questo è significativo. Ecco, e quindi assolutamente noi siamo stati i primi a credere nel turismo, da anni ormai stiamo battendo questo chiodo e continueremo a farlo. Ecco Ciresa, c'è un bilancio quindi prenatalizio, c'è un bilancio di fine anno, ma andando oltre a Capodanno 2016, dell'anno prossimo, Ciresa, la Commercianti, ha qualche progetto nuovo nel cassetto, qualche progetto interessante, qualche interessante novità, globalmente intesa per la categoria, per l'economia generale lecchese? Sì, ci sarà un'edizione grandiosa di Leggermente quest'anno, perché stiamo vedendo, si sta già lavorando per questo, quindi questo è anche un altro motivo che, attaccandoci a quello che dicevamo prima, che si sta lavorando, abbiamo già ricevuto delle adesioni di nomi prestigiosi e quindi ci sarà un'edizione di Leggermente molto, molto, molto alta, diciamo, di come qualità. E poi le solite tradizionali cose che facciamo, ci sarà sicuramente qualche novità perché a maggio io scado, arriverà un presidente nuovo e quindi sicuramente avrà delle idee, penso, grandiose, perché quando si arriva freschi a una carica c'è motivazione, c'è entusiasmo e quindi sicuramente porterà un'altra ventata di novità e quindi questo mi sembra positivo, insomma. Speriamo che sia un ottimo 2016. A Mandello Lario si tiene la 21ª edizione della cena di fine anno dei cuochi della provincia di Lecco, con la rappresentanza di società consorelle di tutta la Lombardia, che fissa anche una ricerca di nuovi menù. Posso ricordare che nel 2001, con l'allora compianto presidente Giuseppe Crippa, 9 locali del territorio lecchese, tutti abbastanza noti, parteciparono a un concorso per indicare, scoprire, inventare un piatto manzoniano e fu un'iniziativa di largo successo. Non sarebbe il caso di ripeterla cercando proprio un piatto tradizionale manzoniano? Sì, noi io in questa cosa credo tantissimo, difatti noi per 5-6 anni abbiamo fatto anche noi questo concorso del piatto tipico, siamo fermi da 2 anni, ma non perché non lo vogliamo più fare, siamo fermi perché ogni tanto poi un momentino di calma ci vuole e sicuramente lo riprenderemo perché è molto importante e abbiamo anche visto cosa viene fuori poi ora dalla fine sul piatto tipico, vengono fuori gli ottimi risotti col pesce persico magari elaborati in maniera diversa da un ristorante all'altro, viene fuori perché noi abbiamo fatto le due abbiamo lasciato la libertà di scegliere le due specialità, o il lago o la terra o la montagna, diciamo così, vengono fuori dei piatti tipici della Brianza, per parlare di cassola, per parlare di brasati fatti in certi modi, ci sono state delle rivisitazioni addirittura dalla polenta taragna, cioè vengono fuori delle cose veramente veramente ottime che mi hanno convinto a dire sempre di più che non è vero che sul territorio lecchese non si mangia bene, basta saper scegliere i posti giusti, ci sono dei ristoranti dove veramente, veramente la qualità è molto alta. Bene, allora con un buon appetito concludiamo questa intervista a Peppino Ciresa, presidente dei commercianti di Lecco e della sua provincia. Grazie, grazie a voi.